Anna Valle, questa nuova serie Lea, un nuovo giorno, nella quale interpreti un'infermiera pediatrica che insomma deve un attimino ricostruire la sua vita. Raccontaci un po'. Sì, all'inizio della nostra storia vediamo che lei ritorna al suo lavoro, al suo amatissimo lavoro, appunto nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara. Ritrova le sue amiche, le sue colleghe di sempre, e purtroppo poi ritrova anche il suo ex marito, con il quale, la storia d'amore, che era una grandissima storia d'amore, finisce perché poco prima dell'inizio della nostra storia, Marco e Lea perdono un bambino. All'ultimo mese di gravidanza c'è una complicazione, quindi il bambino perde il battito. E questa cosa ovviamente distrugge la loro vita sentimentale, ma la loro vita in generale. E Lea prende un anno sabbatico e cercherà di ricostruire in questa storia che racconteremo in queste 4 serate Rai, la sua vita, ecco, fondamentalmente. Lo farà con una grandissima forza, ma anche un grandissimo aiuto dalle sue sorelle, colleghe, amiche, infermiere. E lo farà soprattutto ritornando a fare quello che lei ama di più in assoluto, che è appunto occuparsi dei suoi pazienti. Lei ha una grandissima capacità empatica nei confronti dei suoi pazienti, e quindi il tipo di infermiere ideale che vorremmo avere, insomma, se mai ci dovesse succedere di stare in ospedale, di attraversare quei momenti lì. E cerca sempre di portare loro, soprattutto perché si tratta di bambini piccoli o adolescenti, qualcosa di divertente da fare, ecco, fondamentalmente. Ma il reparto in sé è anche improntato su questa cosa, e quindi anche tutte le altre infermiere. Ed è un personaggio molto istintivo, così istintivo che a volte quando vede qualcosa che non va, forse lo dice a gran voce, anche laddove dovrebbe fermarsi per deontologia e non entrare nella vita personale delle famiglie. A volte aiutandole, a volte a risolvere un problema, a volte anche rimproverandole, perché ci sono magari quei genitori che lei vede gestiscono male determinate cose, soprattutto nel momento in cui viene diagnosticata una patologia al loro figlio, e quindi non si frena mai. Di questo ogni tanto Rosa, che è interpretata da Daniela Morozzi, che è la nostra caposala, è cara amica di Lea, la rimprovera, insomma, le dice: ma insomma, cerca di stare al posto tuo, perché sennò qui prima o poi ti mandano via. E Lea dice: appunto, è più forte di me, è una cosa istintiva, io non ci riesco, ecco, non riesce a dividere le due cose, lavoro e istinto personale, ecco. Ecco, per tutto questo Lea conoscerà anche il bel Arturo, che tra l'altro è interpretato da Mehmet Gunzur, che diciamo ti porti dietro, fra virgolette, dalla compagnia del Cigno. Ma come mai Esatto. cercano sempre, insomma, in qualche modo di accoppiarvi? Ma in realtà è capitato proprio perché, allora, intanto Mehmet Gunzur ha un grandissimo legame con la musica. Quindi, mentre sulla Compagnia del Cigno faceva questo famosissimo direttore d'orchestra, che però voleva assolutamente rovinare la vita di Luca e Irene, qui in realtà è un musicista, è un padre dolcissimo, padre single, e incontra Lea per caso e diciamo che se ne innamora quasi subito. Lea è un pochino più sulle sue, anche se questa elettricità si legge già fin dall'inizio, e quindi insomma proseguirà questo rapporto. Lea non si intende molto di musica, anzi, insomma, è abbastanza disinteressata, però in realtà lui riuscirà a coinvolgerla anche da questo punto di vista. Ma dall'altra parte c'è Marco, che è l'ex marito di Lea, che torna anche se doveva essere negli Stati Uniti, e quindi Lea sapeva di non doverlo più incontrare. In realtà torna proprio per rilavorare a stretto contatto con Lea, quindi torna come primario medico chirurgo di pediatria nel reparto in cui lavora Lea, e ci sarà fin dall'inizio, insomma, molta tensione tra di loro. E del personaggio di Lea, quali caratteristiche si rispecchiano nella vita reale e quali no? Ci sono delle caratteristiche di Lea nelle quali io mi rivedo e che ho portato un po', anche per il volere di Isabella Leoni, che è la nostra regista. Perché questo suo modo di fare, giocoso e solare da alcuni punti di vista, in realtà nella mia vita personale, non in quella lavorativa, è una cosa nella quale mi ritrovo, mi rivedo. Poi forse, ecco, questo suo modo di dire le cose agli altri mi appartiene meno, perché ecco, in alcuni momenti è spudorata proprio, e invece magari io
sono un po' più attenta a dosare le parole che uso soprattutto con gli sconosciuti. Poi a casa mia faccio quello che voglio, però ecco, ho un altro tipo di approccio probabilmente. Però ci sono la passione grandissima che lei ha per il suo lavoro e questo suo modo anche di trovarsi a casa sua, nel reparto e nell'ospedale in generale, è una cosa che io ritrovo nel set e con le persone con le quali io poi ho a che fare, quindi colleghi, troupe, regista, insomma, le persone che fanno parte poi di quel microcosmo che si crea quando giri, che sono persone che tu vedi per settimane e settimane e diventano un po' il tuo mondo in quel momento lì. Ecco, che cosa potremmo dire agli spettatori, magari titubanti, che potrebbero pensare che si tratti di una specie di doc al femminile? Quali sono le differenze sostanziali tra le due serie? Ma diciamo che raccontiamo storie diverse, non andiamo in profondità nella descrizione della malattia e della cura della malattia, cioè noi partiamo dalla malattia, come ha detto giustamente Isabella in conferenza stampa, per parlare della parte umana di più. E poi soprattutto lo facciamo da un punto di vista molto femminile, anche se ci sono dei ruoli maschili estremamente importanti come quelli di Giorgio o di Mehmet, ma lo facciamo in modo più femminile che maschile, sicuramente. Ecco, e avete girato a Ferrara, tra l'altro, e soprattutto tu, oltre alla location, hai avuto a che fare con i bambini, che di solito sui set si dice che le cose più difficili sono i bambini e gli animali. Tu come ti sei Sì. trovata? Allora, è vero, è verissima questa cosa, perché i bambini sono spontanei e quindi ti danno questo grandissimo valore aggiunto, hanno una spontaneità che è difficile poi ritrovare magari in tanti adulti. E quindi di quella cosa bisogna fare tanto tesoro, però è anche vero che i bambini magari sono meno disciplinati degli adulti, ecco, quindi comunque se quella scena la devi ripetere tante volte perché le inquadrature sono tante, tante angolazioni, e magari il bambino è stanco, quindi non ti dà la stessa intensità della prima volta del ciak, al dodicesimo ciak si spegne un po', allora sta a te dargli un po', però in questo devo dire che è stata molto brava Isabella, perché è stata brava con i bambini. Io lo sono stato fino a un certo punto, però ci sono state delle giornate molto impegnative con dei neonati. Ecco, il neonato è proprio la cosa più difficile da gestire perché nel momento in cui deve piangere non piange, nel momento in cui deve dormire non dorme. E quindi tu puoi perdere delle ore dietro a sto neonato qui che vuoi insomma riprendere. E devo dire che lì la pazienza è stata soprattutto di Isabella, di tutto il set, però Isabella è stata veramente apprezzabile, ecco. Ecco, tu hai fatto tante serie, ormai sei una veterana, ma quando se ne inizia una nuova c'è sempre quel un po' gremora nel ma andrà bene, piacerà alla gente, oppure ormai vai sul velluto. No, allora non è la prima domanda che mi faccio se andrà bene o piacerà alla gente. La prima domanda che mi faccio nel momento in cui inizio una storia è come rendere quella cosa particolare di cui. Cioè, diciamo che la cosa per un attore fondamentale, quindi non è solo mia, credo, è entrare in quella storia lì quanto più possibile. Poi la domanda andrà bene, piacerà, te la fai in un momento estremamente successivo, forse, ecco, forse me la posso fare adesso che sta per uscire, però nel momento in cui lo stai preparando un personaggio, lo stai girando, non è una cosa della quale un attore credo si preoccupi tanto. In chiusura, diciamo, spettatori, guardate, Lea, un nuovo giorno, perché Perché è una storia di esseri umani e come tutti gli esseri umani c'è la ricerca involontaria o inconscia della felicità, solo che queste persone, questi personaggi di cui raccontiamo, ricercano la loro felicità, ma nello stesso tempo riescono a dare serenità e gioia anche in fondo alle persone che in quel momento, più che cercare la loro felicità, stanno cercando di superare un momento complicato. Ecco. perfetto, quindi l'appuntamento. L'appuntamento è domani, martedì 8 febbraio, su Rai 1. Ti aspettiamo, eh? Grazie e complimenti. A te, grazie mille. Ciao.